Ciao a tutti e bentornati su RPG Maker MV. Ci siamo lasciati nello scorso episodio. All'interno di questa mappa abbiamo anche realizzato le nostre prime truppe, vedere un po' come funzionano gli incontri casuali. E oggi faremo una cosa un po' più avanzata e anche molto interessante. Vedremo come cambiare gli sfondi di battaglia all'interno della stessa mappa, però che hanno zone diverse. Esempio, vogliamo che all'interno della foresta ci sia uno sfondo che appunto sia una foresta e nella pianura ci sia uno sfondo diverso, cioè che riguarda la pianura, questo per rendere il gioco molto più realistico, se vogliamo dire così. Allora, per farlo avremo bisogno di un plugin. Andiamo e clicchiamo qui nelle impostazioni di plugin, facciamo doppio clic e installiamo il nostro plugin. Nel nostro caso il plugin è Yep di Yanfly e si chiama Region Events. Che cosa fa questo plugin? In pratica possiamo decidere di dare a una delle 255 regioni un evento comune e ogni qualvolta il giocatore andrà sopra quella determinata regione attiverà quell'evento. Siccome in questo caso noi vogliamo che questi eventi si attivino soltanto all'interno della mappa su cui stiamo lavorando, Yanfly è stato intelligente e ha realizzato questo tipo di note tag, cioè di un tag che si va a mettere all'interno delle impostazioni di mappa, dove possiamo decidere la regione e l'evento da applicare all'interno di quella regione. Utilizzando questo map note tag, io lo seleziono e faccio Ctrl-C per copiarlo, facciamo in modo che, salviamo naturalmente, in pratica gli eventi che andremo a creare funzioneranno solo su questa mappa. Io consiglio di utilizzare questo note tag perché altrimenti se realizziamo troppi eventi comuni, magari anche se le regioni sono 255, però alla fine sono limitate, mentre in questo modo potremo utilizzarlo solo all'interno di questa mappa e possiamo dare allo stesso numero di regioni diversi eventi, e secondo me è molto più utile. Innanzitutto noi abbiamo già dato le regioni nello scorso episodio, abbiamo dato alla foresta la regione numero 1, mentre alla pianura la regione numero 2. Andiamo nel nostro database e lavoriamo sui nostri eventi comuni. Cambiamo il massimo e mettiamo a 7, questo perché realizzeremo un evento che attivi la foresta e un evento che attivi invece la pianura. Quindi chiamiamo l'evento 6 foresta, l'evento 7 pianura. Molto bene, è molto semplice. Facciamo doppio clic, andiamo a pagina 3 e andiamo su Change Battle Back, che vuol dire cambia sfondo di battaglia. Allora, nella foresta naturalmente cerchiamo di scegliere qualche cosa che sia adatto. Ora qui non c'è forest, dovremo trovare lo sfondo che siano appunto gli alberi. Allora, in questo caso dovremo mettere tipo l'erba, va bene questa, e qui invece la foresta. Ok, diciamo che così può andare bene. Facciamo ok e poi andiamo alla pianura. Change battle back, e in questo caso ritroviamo di nuovo questo e al posto della foresta mettiamo uno sfondo molto più da pianura, eccolo qui, Graceland. Facciamo ok e ok, applichiamo. Però non è finita qui. Una cosa che fa questo plugin è che quando il giocatore cammina su una regione non fa l'update del conto dei passi che servono per attivare gli incontri casuali, quindi dobbiamo utilizzare uno script che permette di fare l'update e quindi incontrare i mostri casuali, altrimenti ci ritroveremo in una mappa dove gli incontri casuali non avvengono mai. Allora, il codice è il seguente: S di dollaro, game.player, cioè il giocatore.update, cioè fai l'update dell'encounter count, aperta e chiusa parentesi. In questo modo diciamo al gioco di fare l'update dei passi che servono per l'incontro successivo dei mostri. Applichiamolo a tutte e due, sia la foresta che la pianura, e facciamo apply. Salviamo. Adesso andiamo alle impostazioni di mappa e dobbiamo utilizzare il tag che fa parte appunto del plugin. Quindi region event.
Allora, è molto semplice. Alla regione 1... Ah, un'altra cosa. Una cosa mi sono dimenticato. Segnatevi gli eventi. Ricordatevi 6 la foresta e 7 la pianura. Quindi, se il 6 è la foresta, dovremo dare alla regione 1 l'evento 6. Mentre alla regione 2 l'evento 7. Quindi, quando calpesteremo la regione 1, si attiverà l'evento comune 6. Quando calpesteremo la regione 2, si attiverà l'evento comune 7. E adesso vedremo che lo suono di battaglia cambierà a seconda di dove andremo. Quindi facciamo una nuova partita e proviamo un po' a camminare tra la foresta e la pianura indifferentemente. Finché non si attivano, ecco qua, gli incontri casuali. Come possiamo vedere, adesso siamo nella pianura. Fuggiamo. E andiamo nella foresta. E aspettiamo un incontro. E adesso si è cambiato lo sfondo e ci troviamo nella foresta. Fuggiamo. Come avete potuto vedere, gli sfondi cambiano e quindi abbiamo creato finalmente un modo dinamico e anche molto semplice e con un solo plugin che ci permette di cambiare gli sfondi all'interno di una stessa mappa. Spero che questo tutorial sia stato molto utile. So che sarà molto utile a molti perché è una delle cose più interessanti secondo me, quando si tratta soprattutto anche della mappa del mondo. Quindi potremo cambiare, usare più tag e inserire sfondi innevati nei paesaggi innevati. Se ci troviamo vicino al vulcano, magari inserire un battleground che sia adatto a quel tipo di situazione e rendere così la nostra mappa del mondo più bella e più dinamica. Quindi spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto a un nuovo tutorial di RPG Maker MV. Ciao!